fatti che sto per raccontarvi accaddero a Firenze negli anni intorno al 1925, un'epoca, se remettiamo bene, un po' burrascosa. Del resto, questa antica città, come tante altre città del nostro paese, ne aveva conosciuti di periodi così difficili e oscuri. Quello che attraversammo allora è tuttavia sempre presente nella nostra memoria, siccome ci ebbe per protagonisti. E nello stesso tempo è già leggenda, è storia. La mia storia, ad esempio, la storia di un italiano, di un fiorentino intorno a quegli anni. Lavoravo in quel tempo in una tipografia dalle parti del Mugnone e riuscivo a bastare a me stesso. Ogni giorno, appena finito il lavoro, correvo a casa di volata. Abitavo in una cameretta mobiliata nel quartiere di Santa Croce. Prima di cena uscivo per incontrarmi con la ragazza con la quale ero allora fidanzato, Bianca Quagliotti, la figlia di un dolciere ambulante. Era la fine di aprile o il principio di maggio del 1925. La vidi arrivare come al solito quella sera insieme a Clara, la sua amica, e mi raggiunse con l'aria di chi ha una grossa novità da raccontare. Mario! Ho dovuto fare mille sotterfugi per poter uscire. E come se non bastasse, Clara mi ha fatto anche aspettare. Calma, ti sei tutta accaldata. Sì. No, non incominciare. Ho da darti una bella notizia. La Ciste ha detto di sì. Margherita l'ha persuaso. Ti aspettano anche stasera, se vuoi. Sei contenta? Che domande, certo. Pensa, ci potremo salutare dalla finestra prima di andare a dormire. Sentirai, Palazzo Vecchio batte tutte le ore. E tu che fai? Le conti? Una, due... 3, 4, 5. Ancora? Non ti fa caldo, Bruno? Tu fai certe domande. Perché? Vorrei sapere che cosa pensi quando ti bacio. Che ti voglio bene. Allora perché mi domandi se mi fa caldo? Così, per cambiare discorso. Tu non finiresti mai. Ma tu non vorresti nemmeno cominciare. Come sei cattivo. Ora devo andare. Lasciami. Vedi, Clara mi sta aspettando. Allora, cosa dico a Margherita? Che vieni domani sera? Non posso mica sgomberare da un giorno all'altro. E poi, facciamo sabato, vai. Così riscosso la settimana e posso darle un anticipo. È come se Margherita lo facesse per interesse. Ma non è mica una fittacamere. Cerca piuttosto di riuscire simpatico a Maciste. Simpatico? Basta che mi faccia vedere, no? Presuntuoso. Ciao, a domani. Addio. Ciao. Antipatico. Ciao. Buonasera. Buonasera. Fu così che il sabato successivo andai ad abitare in Via del Corno, inquilino di Maciste il Maniscalco. Parigi Mario. Raugei, piacere. Sicché lei viene a stare da noi, eh? Bravo. Margherita, e c'è qui Giovanotto. Buongiorno, signora. Sì, sì, fanno salire. Vada, vada, e stia attenta alle scale, eh? Permette, Parigi Mario, per servirle. Tanto piacere, mi scusi, sa. Prego. Finisco di togliere questa biancheria. È davvero bello qui. Viene il fiato grosso, ma ne vale proprio la pena. Ora li fa vedere la sostanza. Non si aspetti un granché. Noi non si è mai affittato. Modestamente non se ne ha bisogno, ma la bianchina l'ha insistito tanto. Lo so. Lasci, lasci, la porto io. Lasci là, grazie, non si disturbi. Eccola qua. Ma è proprio una reggia. Se lei ci sta adatta. In confronto a dove abitavo prima? Speriamo si trovi meglio qui. Ne sono sicuro. Bianca mi aveva tanto parlato di Via del Corno e dei suoi abitanti che io ora li riconoscevo uno ad uno, sicuro di non sbagliarmi. Il mio futuro suocero, il babbo di Bianca, tornava con la cesta dei suoi croccanti. Lo Staderini, il ciabattino, riponeva il bischetto aiutato da sua moglie Fidalma. E la signora Armanda è mia suocera, di ritorno dalla funzione del mese mariano. E Ugo, l'amico di Maciste, anche lui di ritorno dal suo commercio ambulante di frutta e verdura. Salute! E Nanni l'ha ammonito che stava a confabulare con il proprietario dell'albergo, il signor Ristori. Tipi raccomandabili tutti e due. Le bambine, i ragazzi e quelle donnine che andavano come ogni sera incontro alla città. A quell'ora Nanni salutava Elisa, la sua amante, anch'essa una di loro, che gli faceva cenno di come andavano le cose. La notte Via del Corno era tutta dei gatti. Palazzo Vecchio batteva i suoi rintocchi e dopo mezzanotte passava la ronda degli ammoniti.
Nanni, ci sei? Riferisco, brigadiere. Va a letto, va. Buonanotte, brigadiere. Si spegneva la lanterna dell'albergo. In via del Corno restavano illuminate due sole finestre, quelle della signora, un personaggio di cui non mancherà l'occasione di parlare. Il ragionier Bencini rientrava quando i galli e le prime sveglie salutavano l'alba. Carlino Bencini, legionario fiumano, fascista della prima ora, impiegato alle assicurazioni e nottambulo impenitente. Carlino era l'ultimo a coricarsi, mentre il suo dozzinante e amico Osvaldo, commesso viaggiatore, era di solito il primo a lasciare il letto. E così, un giorno dopo l'altro, cominciò la mia vita di cornacchiaio. Fui uno di loro. La mia storia divenne quella di tutti, giorno dopo giorno. Ugo! Sì, sì. Ce la te la chiave della mascalcia? Eccola! Spicciati a venire a pigliare il carretto e devo lavorare. Di quell'amore, di quell'amore che palpitò dell'universo. Misterioso. Attento. Mio marito è alzato. Buongiorno, Sor Giuseppe. Buongiorno. Sempre nero la mattina, eh? Ah, via, un bene, che bella giornata. Un'aurora di bianco vestita. Buongiorno, fattore. Buongiorno, Corrado. Beh, che si dice a Calenzano? Cosa vuoi si dica? Cose vecchie. A parte gli affari, quando il venerdì si scende a Firenze per il mercato, ci si sente allargare qua. È il primo anno che tu fai sotto fattore e ti è già venuta a noia. Allora... Furia da stamani. Se un'altra volta ti porti via la chiave, tu vedi. A noia? Ma sei la mia passione. Sono una cascola per questo. Soltanto che una boccata dalla cittadina, a cominciare da via del Corno, ci avete certe bambine. Ho l'impressione che da quella parte lì tu arrivi con un po' di ritardo, sai? Largo, largo, permesso? Dai. Ehi, va via dalla finestra, t'ha capito? Lì ci si vede stasera. Buongiorno, Ugo. Ciao, vacanza, addio, un altro giorno oggi. Buona! Esce se non piove. E l'amore è uno strano, guai! Bentornati. Ciao, Ugo. È già finito il viaggio di nozze? Eh sì, come l'ero previsto, 2 o 3 giorni a Roma. Buona. Salve. Oh, siete tornati, eh? Potevate anche mandare una cartolina. Ve l'avevo anche detto, mandatemi porta. C'è passato di mente. Dì a me le me l'immagino. Fidalma, Fidalma, scendi. Milena e Alfredo, sono Fidalma, come va? Buongiorno. Sono stati davvero a Roma. Buongiorno, Sara. Con Milena. Tutto bene? Sono tornata, cara. Ascoltaci. È bella Roma. Benvenuta, Milena. Come va? Dai, è bene. Signor Corrado, e senti, Milena è scusi, carina, signora, tanti rallegramenti. Milena, ho dato una bella notizia, Milena, sono fidanzata, ora te lo dico. Aspetta, guardalo, chiama Mario, fa il tipografo, sono pochi giorni che è qui, però ancora in casa non l'ho presentato. E quando ti decidi? Che aspetti, Oh, ecco Margherita. Margherita. Oh, Margherita. Milena. Gli angeli custodi di Via di Corno sono di nuovo insieme, cara la mia sposina. Buongiorno, Margherita. Buongiorno. Gesuina, dica così alla signora che vengo a trovarla subito. La signora la ringrazia. Aggiorna il conto coi cecchi, su, cocchina. Anzi, sì, brava. Portami il registro. 10, 20, 30. Beh, va bene così. In questo mese non abbiamo potuto fare di più, capisce? Antonio l'ha lavorato così poco e allora... Pazienza. Restano in sospeso 59 lire, signore. Beh, non importa. La prossima volta farete uno sforzo, eh? Oh, signora, la vedrà che non mancheremo di parola. Lei gli è stata sempre così buona con tutti. In via di Corno dovrebbero farle un monumento. Speriamo di no. Il monumento si fa ai morti. Signora, c'è Alfredo Campolmi con la moglie, con Milena. Bellini. Allora, con permesso, bravi, falli signora, entrare, grazie. Falli entrare. Arrivederci. Buongiorno, Leontina. Signora, come sta? E allora, raccontatemi, come vi è piaciuta Roma? Ma voi avevate altre cose a cui pensare. Signora, ho un presentino per lei, è una sciocchezza, ma spero che le piaccia. Grazie, grazie. Gentile, pensiero, vediamo.
Oh, bellino. Guarda, Cocchina, com'è carino, guarda. Oh, mettilo sul comò. Sì. Grazie. Roma, Roma. L'ultima volta che ci sono andata, al Costanzi davano la Ida. Mi ricordo che la carrozza più bella alla passeggiata del Pincio era la mia in quel momento. Acqua passata. Purtroppo, signora, è acqua passata anche per noi. Un giovanotto come lei, con la sua intraprendenza, avendo nelle mani le redini della pizzicheria, sono sicura che si rimette in piedi in 4:48. Ora poi, con la mogliettina vicina che lo aiuta. Cosa vuole, signora? Devo pure entrare in argomento. Se si potesse concretare quell'aiuto che lei mi aveva promesso, come dire, per rimettere sul negozio, per rifornirlo, per dargli vita, insomma, per richiamare una certa clientela. Capisco, capisco. Ma del resto eravamo d'accordo, no? E allora? Gesuina, portami qua il registro. Vediamo un po', vediamo un po'. Dunque, 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 Campolmi, ecco qua, ecco qua, possiamo aprire un conto nuovo. Bisogna avere fiducia nei giovani. E poi come si fa a rifiutarvi qualche cosa a voi che venite qui freschi sposi? Come si fa a rifiutarvi qualcosa? Tu parli con la testa sulle spalle pesando le parole. Ma a me, detto sinceramente, sembra che si sia proprio noi a calarci le mutande con le nostre stesse mani. Qui non si tratta di fare lo spiritoso, ma di guardare in faccia la realtà. Il fascismo non lo si combatte con le becerate, c'è ben altro da fare. Via, via, il nostro Ugo è sempre stato impulsivo. Piuttosto il nostro compito per il momento, vista la situazione come si presenta nel nostro ambiente... Mi scusi, non sapevo, volevo prendere soltanto un po' d'acqua. Fai, fai pure. Grazie. Buonasera. Ciao. Buonasera, signora Margherita. Buonasera. Chi è quello? Un ragazzo che ho preso a dozzina. La verità è, cari miei, che noi stiamo a fare delle chiacchiere. Ci attacchiamo alla legge, alla democrazia. E intanto quelli ci legano le mani. Sì, Alfredo. Pensa, dobbiamo avere 144 lire dai cecchi, 71 da Clorinda e così via. Ma come si fa a farci pagare? Tutta gente che vive la giornata. Milena, ti stavo parlando della situazione del negozio. Sono anche i tuoi interessi, non ti pare? Vedrai che tutto si sistemerà. L'importante è volerci bene. Eh già. Purtroppo, però, bisogna che ci sacrifichiamo ancora, sai? Dobbiamo riuscire a sanare la situazione. Ora poi, col nuovo debito che abbiamo fatto, per cominciare, d'ora in avanti basta. Un bel cartello. A credito si fa domani e non se ne parla più. I fornitori non aspettano, sai. Potremmo anche mandar via il garzone. Spengi la luce in sala da pranzo. Potresti stare tu alla cassa. Difficile, sai. Pigi nei tasti, la macchina fa trin trin e viene avanti la cassettina. Buonanotte, Alfredo. Buonanotte, cara. Trin trin. Trin trin. È bello trin trin. Milena, grazie. Contenta, signora Clorinda? Che me lo dammi burro? Brava, eh. Eccomi, eccomi. Buongiorno, sua sposa, come va? Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Buongiorno, sono Alfredo. Ecco il burro fresco per la signora. Grazie. Leontina. Allora, a chi tocca? A lei? Serva, serva prima lui, perché credo che dovrà andare in tipografia. Grazie, signora Pilar, ma permette anche lei? Faccia pure. La solita mortadella, un etto e mezzo, e magari con una fettina di finocchiona, eh? Benone, finocchiona ardita per il signor Mario. L'appetito non manca. 1:50. Fammi piacere, segnala. Domani gli è sabato e saldo tutto, eh? Ma, signora... Non mi basta nemmeno come spuntino. Ce ne vorrebbero altri tre. E va bene. Grazie, Milena.
Ecco a lei. Grazie. Prego. Riverisco, signora Fidalma. A me marmellata di ciliegie. Subito. Quello è un galletto, ma non ho capito chi è la gallina che vorrà beccare. Oh, scusi. Ah, tu sei il nuovo dozzinato di Maniscalco. Eh già. E ti chiami? Parigi Mario, per servirle. Bravo. E ti sei iscritto al fascio? No, per il momento no. Allora uno dei prossimi giorni passa in federazione. Non mancherò, buongiorno. Arrivederci. Novità, eh? Una vetrina coi fiocchi, una cassiera carina. Si marcia, eh? In che posso servirla, ragioniere? Faccia pure, faccia con comodo. Volevo far due chiacchiere con lei. Va bene. Milena, fai tu il conto alla signora Fidalma? Sì. Dica, dica pure. Aspettiamo di essere soli, eh? Beh, se vuole. Venga di là nel retrobottega. Si accomodi. Si accomodi, si accomodi. Prego. Sessanta la salsa, 30 le olive. Ecco a lei. Chi è tuo marito che si guardi bene da quella gente là? Hanno il coltello dalla parte del manico. Lo so, signora. C'è il ragioniere di là che parla. C'è il ragioniere, sì. Arrivederla. Buongiorno. E allora? È venuta a spaventarmi, a farmi paura. Voleva i quattrini per il fascio. Dice che in federazione si sono accorti che non verso più le quote come mio padre e credono di trovarmi morbido come il povero babbo. Gli ho risposto che con me non c'è niente da fare. 50 lire? Non ce l'ho, non ce l'ho. Mi approvi o non mi approvi? Sì, ti approvo, ma ci possono fare Ma che cosa ci possono fare? Non è mica più il 21, sai. Ora hanno smesso di bastonare la gente. Tutto sta a farsi vedere decisi. Ehi, sentite! Questa volta gliel'è data a vero! Oh, ma e che gridano? Sempre nove numeri! Via di Cornolo è diventato un politeama! Tu sei arrivato di mattina, io non ho pranzo! Non c'è mai stato nulla! Ah, sì, eh? Sì, è che l'ho voluto io, mezzocinante! Un'idea! Eravate già d'accordo! Sì, però le 35 lire del fitto le pigliava! Ora è intervenuto Maciste che trattiene Beppino. Maria deve averne buscate sode, tutta graffiata. E Ugo? Ugo non c'è, non si vede. Forse è già al mercato. Un coho becco di più a questo mondo! Allegri, siamo allegri! Dammi coraggio dalle tue azioni, te e tu, ganzo! Non ne scappare! Ti volevo strangolare, brutto vigliacco! E che succede? Maria se l'intendeva con Ugo. E stamattina Beppino gli ha scoperto la fragranza. Davvero? Ci perdiamo lo spettacolo. Innocente! Non mi lasci, Corrado! Non mi lasci, l'ammazza! Non le ci vogliono! Stia zitto, lei! E già voi uomini, anche vecchi con la bava, siete tutti uguali! Ma gliele metterò davvero le cose! E stasera Fonti o il tuo ganzo? Beh, quando si finirà di assistere a queste becerate? Oh, signora, si è fatto avanti il ragioniere. Lei stasera l'aspetta in federazione, siamo intesi? Lei e sua moglie. Buongiorno, ragioniere. Salve, Ciaba. Cala istipario, lo spettacolo è finito. Ehi, sentite, e sta arrivando. Ciao. Ciao, Saba. Ehi, Ugo, senti. No, no, niente, dicevo così per dire. Aspetta a salire in casa, ti devo parlare. Stamane, Maria, sei dovuta far medicare. Perché? Peppino l'ha picchiata? Già. Tu caschi dalle nuvole, eh? Ormai lo sanno tutti che tu te li intendi con Maria. Che intenzioni hai? Beh, prove non ce ne sono. E poi Maria non sarà stata tanto stupida da raccontare tutto. È una bella figliola e Peppino le rende la vita insopportabile. Ragion per cui? Ragion per cui io stamani un cielo. Posso far finta di non sapere nulla, no? Quando Peppino torna, se mi dice qualcosa, gli spacco il muso e gli porto via Maria. Lei mi vuol bene. E l'idea di mettere su casa non mi dispiace. Ah, sì, sì. Tu a bella hai sistemato tutto, eh? Ma fa meno il ragazzo e stammi a sentire. È vero o non è vero che per te Maria o un'altra donna sarebbe lo stesso? Forse. E già che siamo nel discorso, ti voglio dire la mia idea. È vero o no che da un po' di tempo in qua ti sei messa a giocare?
e che certe sere ti ubriachi. Ah, hai fatto presto, non c'è che dire. È bastato un po' di terremoto e ti sei dimenticato di tutto. A quanto pare il nero non ti dà più agli occhi. Ci hanno detto che non c'era più nulla da fare. E allora? Obbedisco. Quando sarà il momento puoi star certo che basterà farmi un fischio. Ma chi te l'ha detto che intanto noi si debba stare con le mani in mano? I fontanesi, no? Ah, te hai capito così, eh? A me invece sembra che abbia detto di darci da fare più di prima. Senti, mi avete rotto le scatole, te e tutti gli altri. Fate troppe chiacchiere. La verità, caro Ugo, è che nessuno si fida più di te. Sono momenti pericolosi. Vedono che tu hai per la testa le donne, il gioco. E loro sono tutti padri di famiglia. Questi sono affari miei. Quando c'era qualcosa di concreto da fare, non sono mai mancato. A me, infatti, piace di farli, non di starci su a pensare. Eh già. Quando compaiono tre scalzacani in camicia nera, ve ne state a braccia con sette. La verità te la dico io, a te e tutti gli altri, a cominciare dai capi, siete una massa di paurosi. Il fegato l'avete speso in trincea. E chissà che anche lì non vi siete imboscati. Prendi la tua roba e vattene. E quando mi incontri, fa a meno di salutarmi. Sta attento, Maciste. In un modo o nell'altro te la farò pagare. Ho un capitale a tua disposizione. Hai visto che ho percute? Ma che ho percute? L'è stata soltanto una labbrata. Avrei giurato le piacesse soltanto il vino. Avanzi qualcosa? Non lo so, non ho l'abitudine di tenere registro. E allora ambula, vai. Un po' d'educazione, dico, farebbe sempre bene, no? Parli con me. Su, su, ho scherzato. Credevo si fosse amici, no? Non sono amico di nessuno io, intesi? Anzi, vieni con me. Fammi un po' di compagnia. Stanotte si deve fare bufera. Non ci andare, lascia perdere. Hai qualcosa in contrario? Sì, ma non ce ne possiamo mica approfittare. No, lascia fare a me, Osvaldo. Oh, anche per stasera il divertimento è assicurato. Venga, venga, signor Carresi, venga. È la sua ora, sa? Buonasera. Utrilli, Amadori, venite un po' qui. Questo è il signore del quale vi ho parlato. Fatelo comodare. Benissimo, allora guardi, venga con noi. Si accomodi, no, prego. Che cosa fa, ragioniere? Dove lo portano? Stai tranquilla, bellezza. Noi siamo qui per mettere il buon per la pace. E poi ricordatelo, ti risolviamo la situazione. Sarebbe a dire. Ecco, in via del coro non c'era mai verso di poterti dare un appuntamento. Ma questo non è mica il modo di parlare, sa? Lo so, vedrai. Vedrai come ci troveremo d'accordo. Andiamo, vieni. Vergogna! Dare uno spettacolo di bassezza simile. E non se ne rende nemmeno conto. Ma che ho fatto? Ah, sentitelo, il che ha fatto, dice. Osvaldo, lei la mi conosce come mi conosce il ragioniere. O perché gli andavo via il ragioniere? Dove ha portato mia moglie? Non traviare il discorso. No, io non travio nulla. Modestamente io mi chiedo cosa c'entra il fascio nella mia situazione. Il fascio c'entra dappertutto. Tu hai chiesto l'iscrizione. E proprio quando stavi per ricevere l'onore di indossare la camicia nera, metti a conoscenza di tutta via del corno che è proprio un antifascista come Ugo e ti porta via la moglie. C'è un bel disgaraccio, guarda. Bella reclame per la rivoluzione. Te ne rendi conto o no? Mi garantisce che a Beppino gli hanno torto un capello. Parola d'onore, ho dato ordine che gli offrano addirittura un caffeino. No, di sera non lo può prendere, soffre di insonnia e ha anche un principio d'ulcera allo stomaco. Ah, ora si spiegano di molte cose. Stupido. Benone. Perché quando io sono a Roma qui si fanno i porci comodi, eh? Lascia che ti spieghi. Ma come... cosa? Credi che sia difficile capire cosa stavi facendo? No, senti, guarda. Ritieniti deferito al consiglio di disciplina. Bencini. Ci hai combinato un bel pasticcio, lo sai? Chi, io? Sì. Ci avevi detto che è un bischeraccio, basta mettergli un po' di paura. Sì, dovevi vederlo. Si è rivoltato come un dannato. Il Borgo ha rimediato un cazzotto che per poco non ci rimette un occhio. Allora gli si è dovuto dare una lezione. Di cosa si tratta?
Carlino ci aveva detto di intimorire un certo Campolmi che ha la pizzicheria in via del Corno. E per questo io ci sono andato. Siete un branco di imbecilli. Ma non l'avete ancora capita, è ora di smetterla con le violenze individuali. Dove l'avete lasciato? Sul greto del Mugnone. Ma cosa gli avete detto di preciso? Non lo so, perché si sono chiusi nel retrobottega. Ma come mi disse Alfredo, Carlino voleva che pagasse le quote per il fascio. Se fossi in voi, farei il giro degli ospedali. E sta zitto, uccello di malaugurio. Andiamo, Milena, va. Andiamo, andiamo anche noi. E ora Milena, accompagnata da Maciste, da Mario, da Bruno e dallo Staderini, si dirige verso Via dei Leoni. Chiedi alla mamma di Carlino se suo figlio è in casa e se può fare qualche cosa per il Campolmi. Signora Armanda? La signora domanda se non potesse occuparsi il ragioniere di Alfredo, lui che ha tante conoscenze. Il mio figliolo non è ancora tornato. La signora Armanda dice che suo figlio non è ancora tornato. Buonasera, brigadiere. Nanni, ci sei? Riferisco, brigadiere. Bene. Ma che è stato? È successa una disgrazia? Non lo so ancora, non era in grado di parlare. È stato trovato sul greto del Mugnone, svenuto e insanguinato. È stato portato qui da un'autoambulanza. Lei e la moglie? Sì, sono la moglie. Sì, tranquillizzi. È ancora in preda allo shock, ma non sembra grave. Può vederlo. Signorina, accompagni la signora. Senta, dottore, non può dire tutto a me? Il genere delle ferite denuncia il manganello. Se lei conosce il ferito, potrà darmi torto o ragione. A me non risulta che si occupasse di politica. L'hanno conciato male. Ho creduto opportuno non dirlo davanti alla moglie. Vede, le ferite alla testa interessano soltanto il cuoio capelluto, quindi niente di grave. Il guaio è dentro, vomita sangue e per il momento purtroppo non sono in grado di giudicare la gravità delle lesioni interne, ma speriamo bene. La fai addosso, tu sei un vigliacco! E te sei un presuntuoso, un visionario! Oh, ma ragazzi, come la tempo sì. E siete eccitati, ne riparlerete stasera! Lasciaci tranquilli, mamma, torna a dire le orazioni! Ha capito una meraca liberata? Oh, non importa tu faccia dell'ironia! Se non sono potuto essere presente alla marcia su Roma, è stato per causa di forza maggiore! È stato perché tu sei un vigliacco! Ora, eh! E ti volevi vedere come le andava a finire! È finita atto bene. Primo, scena quinta! Ma che succede? Sempre nuovi numeri! Che hanno fatto? Non era mai successo che litigassero tra di loro. A te non risulta che i nemici del fascismo stanno rialzando la testa? Per te tutto va bene, siamo nella legalità. Siamo sempre stati nella legalità, hai capito? Questo sei capace di fare. Ma non c'era nessun bisogno di conciare Alfredo a quel modo. Ti ho detto che io non c'ero. E anche se ci fossi stato, Alfredo è un antifascista. E si meritava quello che ha avuto. E tu sei un traditore. E tu un sanguinario. Cosa sono? Un sanguinario. Piglia la tua roba e vattene. Carlino! E stasera se ne riparla in federazione. Oh, 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 ma perché? Osvaldo! Osvaldo! Ah, mi dispiace per lei, signora, perché ormai per me l'era diventata come una mamma, ma giunti a questo punto è necessario che me ne vada. Hanno risolto il problema dell'attaccapanni. Il Liverani è entrato in albergo. Aveva con sé valigia e cappotto. Va bene, basta. Ora occupiamoci un po' della nostra cara Milena. E così Alfredo non migliora. Ci vuole pazienza. Dal momento che i medici hanno detto che un pericolo veramente grave non c'è. Gli hanno spaccato i polmoni. Oh, parole grosse. Se gli avessero davvero spaccato i polmoni, come tu dici, a quest'ora non sarebbe più al mondo, sciocchina. Ah, piuttosto questa faccenda vi ha messo in difficoltà. Sì, bisognerà che ci decidiamo ad affittare il negozio. Affittarlo? Ecco, sicuro, affittarlo. Per un po' di tempo almeno, fino a che Alfredo non sarà guarito. Eh? Ti affidi a me? Vuoi che ti trovi io la persona adatta? Adesso aiutatemi a tornare a letto, sono stanca. Fu la fine di maggio.
La pizzicheria si riapriva col nuovo gestore consigliato dalla signora. E una mattina, prima ancora di iniziare il lavoro, Maciste fece partecipe tuttavia del corno di un suo vecchio sogno finalmente realizzato. Che meraviglia, eh? Che macchina! Questa non è una macchina, è un modello di precisione, ve lo dico io. Sì, che fa? Signore, che è una meraviglia, eh? Nella legge dei contrari, lui i cavalli li fretta, però va su quelli a motori. Questa può fare più di 100 all'ora. Accidenti. Ora tu vedrai che pulli. Forza, forza, centauro! O che la si mette a fare sciocchezza anche lei? Devi fare un paro. Sembri Brilli Peri al circuito del museo. Che mi fa fare la volatina? Sì, sì, su, attenzione, volta, volta. Attenzione, ragazzi. State attenti, un corrente tanto! Dai, 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 siate prudenti! Ciao, vecchina, siamo in fuga. Ciao, Mario. Ehi, ehi, ma che è domenica oggi? Il suo Corrado fa domenica quando vuole. Vuol dire che farò una passeggiatina anch'io. Vuol venire? Ci mancherebbe altro. Vieni, Bianca. Senta, è meglio della motocicletta questo, sa? Non ci vuole mica molto, basta ragionare un po'. Perché? Crede che io non ci ragioni? Ma però da solo non ci arrivi, eh? Hai bisogno che qualcuno ti spieghi chi ha conciato Alfredo in quel modo. No, ora lei mi prende per un bischero per davvero. Che siano stati fascisti è fuori discussione. Ma che sia stato proprio lui, Carlino, mi sembra una cosa troppo sfacciata. Già. Certo, le bastonate non sono cambiali, la firma non si vede. L'hanno presa alle spalle, nemmeno Alfredo le ha riconosciuti. Ma questo cambia forse qualcosa. D'accordo, non cambia nulla. Soltanto che, sì, certo, in tutte le rivoluzioni ci sono dei mascalzoni. Però non si può mica dire che tutte le idee siano sbagliate. Se gli antifascisti fossero tutti come lei o come qualcuno degli operai della tipografia dove io lavoro, allora sì. Ma in generale l'antifascismo cosa ha saputo fare? Si è ritirato, come si chiama, sull'Aventino e ha lasciato il campo libero. Ora, io avrò anche torto, ma per me chi scappa è sempre un vigliacco. Già, ma tu confondi chi scappa con chi, almeno per il momento, ha perso. Una volta che tutte le forze dell'ordine, il re e compagnia bella si sono messi dalla parte dei fascisti, te lo sei mai chiesto che cosa vogliono i fascisti? Ma... E allora? E allora, voi altri cosa fate? Se tu hai voglia di fare, non mancherà l'occasione. Andiamo, su. Va sempre peggio. Non mi dica nulla. Non sappiamo nemmeno più come pagare l'ospedale. Dovremo deciderci a cedere il negozio, questa è la realtà. Ormai, a furia di prestiti, la signora ci ha nelle sue mani. Siete giovani, l'importante è che Alfredo guarisca. Ah, ecco che viene Corrado. Certo, se non mi assistesse questa speranza. Su, su, fatti coraggio. Su. Mi scusi, non volevo disturbare. No, no, per carità. Venga pure, tanto ormai lei è di casa. Margherita! Eccomi, ora vengo! Come va? Così, come al solito. Ah, ma lei perché si avvilisce così? Guai. Su, un bel sorriso. Brava, non si sente meglio ora? Dica la verità. Sarebbe troppo facile. Lei è allegro. Si vede che è innamorato. Faccia presto. Sono sicura che Bianca la sta aspettando. Sì, lo so. Arrivederla, Milena. Arrivederci. Del resto il sorriso le dona, creda a me. Strano. Più ci parlo con Milena, più mi convinco che è una donna eccezionale. Ha una forza d'animo tale... Milena ti piace, eh? Ah, non fare la bambina. Va bene, non mi piace. È guercia, è zoppa, fa paura. Quando la si incontra ci si deve voltare dall'altra parte. Contenta ora? Milena è una mia cara amica. Ti proibisco di mancarle di rispetto. Beh, senti, trovi sempre un pretesto per rendermi nervoso. Sei proprio diventata...
Perché ti adiri? Non mi vuoi dare un bacio? Clara! Stasera non ti lascio andare via se prima non mi dai una risposta. Non capisco perché debba essere proprio tu a fare resistenza. L'esame di macchinista è andato bene. Mia madre è disposta a cederci la sua camera matrimoniale. Cosa aspettiamo? Te l'ho già detto prima. Se ci si sposa ora, mia madre deve smettere di lavorare per guardare la casa. E con quello che guadagna mio padre si morirebbe di fame. Ragion per cui tu ed io dovremo stare 3 o 4 anni sull'albero a cantare. Ora è tardi, voglio tornare a casa. Dammi un bacio. Sì, ora mi baci e poi ricominci da capo. Si capisce che ricomincio da capo. Non si può mica resistere così fino al giorno del giudizio. Ciao, splendore. Via del Corno ti porta bene, eh? A me? Non di certo a me. Io tutt'al più ci posso trovare la dannazione. Perché? Nanni la trascura? Beata l'innocenza. Sì, Nanni mi trascura. Ma tu sei sempre così dolce anche con la Bianchina. Vorrei proprio sapere che cosa vi dite tutte le sere lungo l'Arno appiccicati contro il muro. Facciamo l'amore. Siamo fidanzati, no? Ah, oh, ecco, fate all'amore. Beati voi. Senti, Elisa, se io non vengo con lei impazzisco. La sogno anche di notte. E mi sembra di non voler più bene a Bianca. Oh, questa poi è una dichiarazione. Dico sul serio. Ma i soldi ce li hai? Ho riscosso stasera la settimana. Non ti preoccupare, non costo tanto. Andiamo. Sarà bene che in Via del Corno entri prima io. Non mi piace che mi vedano con gente di conoscenza. E poi, maldicenti come sono, direbbero avvezzo male i minorenni. Io non sono un minorenne. Sono un uomo libero e non devo render conto a nessuno. D'accordo, ma se Via del Corno non ci vede, è meglio anche per te, no? Ah, questa poi. Cosa c'è, cocchina? Da non crederci, signora mia. Sai il tipografino, Mario? È entrato all'albergo dietro Elisa. Beh? Dico, fidanzato com'è con la Bianchina. E con questo? Non è anche lui un uomo coi calzoni? Ma signora... Signora, signora, gli uomini sono uomini, figliola mia. Certi problemi devono pure risolverli. Dammi un altro bacio. Non vedi l'ora d'andartene, eh? No, perché? Come ti scappa il cuore? Così si ferma prima. Tanto di guadagnato, non ti pare? Dovresti curarti sul serio. Hai voglia. Mi hanno dato da prendere certe goccioline. E ho ordinato riposo. Riposo assoluto. Sta attento. Stai vicino alla finestra, qualcuno ti potrebbe vedere. Non devi credere, perché sono qui che non voglia più bene a Bianca. Soltanto... Mi avevi in gola, me l'hai detto tu. E ora? M'hai digerita, eh? Non t'arrabbiare. Sei tu che ci hai riportato il discorso. È la seconda volta che ripeti di voler bene a Bianca. Sembra quasi tu abbia paura di dimenticartene. Come se a Bianca... le avessi già messo le corna con un'altra donna prima di me. Quando ci rivedremo? Credo mai. Non sono avvezzo a questi appuntamenti. Ah, allora dunque è vero che c'hai un'altra donna. E se non è Bianca, chi è? È di Via del Corno, la conosco? Stupida. No, scusami, ho sbagliato. Io voglio restarti amica. Sì, certo, d'accordo. Ciao, Elisa.
terribile. Oh, guarda come hanno conciato il povero Osvaldo. Osvaldo! Oh, addio, cameratone! Ma dove si sta? Ma cosa sta dicendo? È andata fallita la ditta dove lavori? Andate a prendere un po'. Non ci penso. Ma calmati, un bandino, calmati. Sono degli infami, dei fascisti falsi. M'hanno preso a schiaffi e spumacchiato perché avevo scritto a lui, al duce, denunciandoli per quello che sono, dei violenti che mandano in rovina la rivoluzione. Mi hanno bastonato come se fossi il peggiore degli antifascisti. Carlino per il primo, il mio amico, e ora mi vogliono buttare fuori dal partito. Ma vedi qualcosa, se ne importa se ti buttano fuori. Sono rovinato, preparano la seconda ondata. Sarà come una nuova marcia su Roma. E ora che mi buttano fuori, io non ci potrò più partecipare, è il mio destino. Non ho potuto mai fare niente di concreto. Sono un uomo fallito, senza una medaglia come sono. Ora mi verrà a mancare anche questo lastrino e magari mi faranno licenziare dall'impiego, a me. Ma su, Osvaldino. Con la politica ci si rimette sempre qualche cosa. Perdi gli amici, gli affari ti vanno male. A meno di non rinunciare alle proprie idee. Oh, naturalmente le mie idee non sono proprio le tue. Comunque un consiglio te lo posso dare. Fai come me. Fregatene. La lata parola del re invita gli italiani alla benefica concordia. Il cavalier Benito Mussolini ha ricevuto ieri sera al Viminale il nuovo ambasciatore del Belgio. Lascia perdere, leggimi la cronaca. Ah, eccoli. Stanno arrivando. Senti la moto di Maciste? Sì. Infermiere, scusi. Buongiorno, Milena! Buongiorno! Ci siamo! Però come aspetto non la trovo mica male. È dentro che non va, caro Corrado. Sono gente istruita a questo genere di cose. Sanno dove hanno a picchiare. Ma che non venga il momento anche per loro. Anche se io non ci sarò più. Ora lei deve pensare a guarire e basta. Fascista io non lo sono mai stato. Eppure si ricorda Corrado i giorni della marcia su Roma? Io passai davanti alla mascalcia. Ero tutto allegro. Mi rammento che tornavo da ballare. Le dissi, se ne ricorda, hanno preso Roma. E ora voi altri potete andare a letto e coprirvi bene. Lei non mi rispose. Ma mi guardò in un certo modo che quasi quasi ebbi paura. Ora a me a letto mi ci hanno messo per davvero e forse per sempre. Alfredo. Su, non si stanchi ora. Mi lasci finire. Volevo dirle, Corrado, se quel giorno dovesse venire, vivo o morto... Ma signor Campone... Ci voglio essere anch'io. Perciò è meglio che sia vivo, no? Perché da morto sarebbe di poco aiuto. Permesso? Avanti. Venite, venite. Ecco la Malerba. No, no. Tieni. Grazie. No, non dubbi. Allora, quando si mangiano questi confetti? Veramente. Beh. Presto, prima di quando non crediate. Tra poco faremo le pubblicazioni. Oh, nano, ti ha messo sotto, eh? Passi anche te nella categoria del più. E voi altri? Ma noi... Beh, noi siamo un po' più distanti. Ah, siete distanti, Pallino? Questa è la gioventù d'oggigiorno. A miei tempi, quando si era fidanzati... Ecco le belle partito. Lei doveva fare il conferenziere e non il calzolaio. Io mi dichiarerò quando sarà il momento. Per ora ci vogliamo bene così. Ma questa bambina l'ha la febbre. Ma sarà febbre d'amore. No, l'ha la febbre sul serio. Su, via, via, via. Ora ci va. Mimosa, quanto inconia nel tuo sorriso. Milena, cosa fa lei qui? Forse aspettavo lei. Me? Beh, Bianca l'ha accompagnata a Maciste col Sidecar. E io a casa assieme agli altri che ci tornavo a fare.
Per sentirmi prendere in giro dallo Staderini? Mi dà una noia quando mi chiama Pallino. E lei credeva di essere venuta ad abitare in via del Corno e di passarla liscia così senza nemmeno un soprannome. Mi sa come mi chiama? Sì, la Vispa Milena. Ma vuole essere un complimento. Eppure quante volte Alfredo ci si è arrabbiato. E i medici cosa dicono? Va male, molto male. Peggiora invece di migliorare. Sono disperata, Mario, mi creda. Beh, dica la verità. Lei magari mi ha aspettato perché vada da Bianca a vedere se le è passata la febbre. Va bene, va bene. Si affacci alla finestra quando Palazzo Vecchio suona alle 8 e la informerò. Bianca sarà di già alla finestra anche con la febbre. Perché è così arrabbiata? È che io e Bianca non ci capiamo. Vede tutto piccino. Non so. Litighiamo per delle sciocchezze. Oggi, per esempio, abbiamo litigato perché io mi sono rifiutato di leggere La mano della morta. Possibile? Oh, mi scusi, ora sembra proprio un ragazzino. Sono un ragazzino. Un consiglio? Che consiglio le posso dare? Bianca è una ragazza d'oro. È un carattere un po' chiuso. Veda lei di capirla se davvero le vuol bene. E non dica che ha delle ambizioni meschine. Bianca sogna una vita tranquilla, una casa. Anch'io ero così fino a qualche mese fa. Avevo tutto quello che desideravo. Ero felice. Cara Milena, su. Si ricordi che voglio vederla sorridere. Lei, Mario, è un buffo ragazzo. Non si sa mai quando scherza e quando fa sul serio. Dica, che succede? I tram non arrivano da un'ora. Pare che siano rientrati al deposito. Ma perché? Qualcuno venuto dal centro dice che sta succedendo il 48. Il fascio è stato mobilitato. E adesso? Che facciamo? Ma non ci resta che andare a piedi. Ecco, va bene così? Ma che succede? Cosa fai così bardato? È suonata l'ora. Stanotte regoliamo i conti con un reggimento di sovversivi. Vendicheremo Anfossi 1000 contro 1. Chi è Anfossi? Uno dei nostri, che quelle carogne hanno ammazzato poche ore fa. E tu che c'entri? Non ti avevano buttato fuori? Appunto per questo. Questa è per me la prova della riabilitazione. Capisci? E anche per te se verrai con me. Ti presento io al Pisano. Se vuoi rifarti una verginità, questa è la volta buona. Come se c'è da rifarsi una verginità, ci vengo anch'io. Abbiamo fatto una lista. Domattina non ce ne dovrà essere in piedi più nemmeno uno. Ugo! Ugo! Che lista? Che lista? Dimmi i nomi. Chi c'è in questa lista? Parla, vigliacco. No, chi sono? La verità sembra sia questa. Una squadra di fascisti le è andata a prelevare un sovversivo in via dell'Argento. Oh, sembra che sia uno arrivato fresco fresco dalla Francia. E poi... pare, sembra, pare o gli è. Ma se la mi interrompo ogni momento e mi fa perdere il filo. E allora la sia più chiaro, non ci si raccapezza nulla. Ma sì, lei stia zitto e lo lasci parlare. E lo mi lasci raccontare. Dunque, pare che questa squadra sia andata a prelevare questo sovversivo. Per le scale, sembra, gli si sia spenta la luce. E allora i fascisti, credendo un'imboscata, li hanno presi a sparare. E spara, spara, così al buio, e gli hanno finito per ammazzare uno dei loro. Devo parlarti. Ah, sì? E cos'hai da raccontarmi di bello? Guardami bene in faccia. Io ho sbagliato e ti chiedo scusa, ma non ho tempo da perdere in sala Meletti. Vuoi darmi una mano o preferisci che faccia da solo? Vieni, andiamo di là. Che si dice, che si dice? Si dice che piove. Sono stato fino in piazza Signoria, ma non c'era anima viva. Come nessuno? Ma di un po', voleva Ugo l'ammaciste? Mo, io ho l'impressione che stasera la sarà una sera da ricordare. Corrado, dove vai? È
starò fuori una mezz'ora, non ti preoccupare. Con questo tempo, Corrado! Corrado! All'inizio del viale, via! Agli ordini! Bene. Cavalieri, attenti! Va bene, e la nostra macchina? Eccola! Andiamo! Un tribunale rivoluzionario. Bastai, Valli, Ruggeri e Santini sono in pericolo, bisogna avvertirli. Lo sai dove abita Santini? Non lo so, Ruggeri e Valli ci penso io. Va bene, fa presto, buona fortuna. Per Bastai, prova in via della Robbia. Speriamo di trovarcelo, tu intanto non perdere tempo, va vai. Bene. Sembra una di quelle serate del 21. Forse ci sarà pericolo anche per Alfredo. Voglio tornare al sanatorio. È una pazzia, Milena. E poi non vanno davvero da lui stanotte. Ma io non posso rimanere qui con questo dubbio. E allora va bene. L'accompagno. Deve essere qui. Proviamo là dove c'è quella luce accesa. Onorevole, onorevole Bastai, siamo degli amici. Onorevole, è in casa l'onorevole Bastai. Non abita più qui da 2 anni. E ora dove abita? Lo sa lei? Dica! Via! Andate via! Se vi trattenete ancora un minuto, telefono alla polizia. Corrado, una macchina ha imboccato il viale. Mi serve l'indirizzo dell'onorevole Bastai. Chiama! Sì. Pronto! Ha avuto paura, Milena? Un po'. Ma non ci arriveremo mai al sanatorio. Ce la faremo. Ma lei non deve essere agitata. Cerchi di ragionare. Ragiono, sì. Capisce, non è Alfredo che cercano stanotte. Si persuada. Sembra che ci sia un po' di calma. Andiamo. L'onorevole Santini. L'onorevole non è a Firenze, sono solo. Ma come non è a Firenze? Su, svelto. Vai, digli che lo vogliono degli amici. Le ho detto che non è a Firenze, è a Roma. Chi è?
Cosa volete? Si ricorda di me, onorevole. Venivo a ferrare il suo cavallo anni fa. Ora bisogna far presto, ha capito? Si è saputo che i fascisti hanno deciso di far fuori parecchia gente. Mi creda, onorevole. Possono essere qui da un momento all'altro. La venga via con noi. Su, vai, prendimi la borsa. Mettici il gilet di lana e quel ritratto che è sul comodo. Subito, subito. Avevo ricevuto una telefonata che mi avvertiva, infatti, di un pericolo, non so. Ma non era chiaro. C'è anche lei nella lista, gliel'assicuro io. Su, si sbrighi. Ecco, onorevole. Arrivederci. Ti raccomando, lupo! Allora ricordate, Bastai sta qui vicino. Viale Michelangelo, lettera L. Salutatelo da parte mia. Grazie e buona fortuna. Arrivederci. Arrivederci. È grosso, è uno di corporatura regolare. Sono venuti ad avvertire il signore e lo hanno portato via col loro sidecar. Dove si sono diretti? Non so, non so. Qualcuno ha tradito. Questo qualcuno lo bolliremo nella pece. Camerati, andiamo. Margherita, è tornato Mario? No, e nemmeno Corrado si vede. È venuto a pigliarlo qui pazzo di Ugo. E Milena che non è in casa in una notte come questa. Non si sarà azzardata a mettersi per le strade. Sarà voluta restare vicino al suo marito. Stanotte chi dorme gli è bravo. Che c'è? Non si preoccupi, signora Armanda. E di che cosa mi dovrei preoccupare? Dicono che hanno ammazzato un fascista, non sarà mica il ragioniere. Stai zitto e vattene a letto. Gesuina, senti un po', la signora lo sa che tipo Grafino e la Milena non sono ancora tornati? La signora è informata di tutto, ad ogni modo la ringrazia. Signora Fidalma, dite anche a me che cosa succede. Ogni scusa le buona è per venire alla finestra, zitta in casa, marsh! Questa è la notte dell'Apocalisse. Billy è bloccato. Non ci resta che tornare a casa. Tagliamo per San Lorenzo. Venga. Perduto troppo tempo, questa volta li intopperemo quando è vero il Dio. Se hai paura te ne puoi andare. Piuttosto tu ha freddo, prendi la mia giacca. No, lascia stare.
Sono di via del Corno, due sovversivi. Fermatevi! Sono di via del Corno. Tienti forte! È una questione che regolo io, li conosco da anni! Caro Vecchini, ci dovevi pensare prima! Laggiù! Eccoli là! Cos'è? Gesuita. Piano, piano. Dov'è Maciste? Sei tu che ce lo devi dire. Maciste. Lamentati meno, ti hanno preso di striscio. E stai zitto, è una sciocchezza. E ti serva di norma. Per me, rossi o neri, siete tutti uguali. Cambiano i governi, ma gli esattori sono sempre gli stessi. Ora tu devi restare qui, perché andandotene metteresti nei guai anche me. Comunque, che tu sei qui, io non ne so nulla. È Gesuina che ti ha accolto e che ti ospita a mia insaputa. E del resto, è la verità. Io non posso muovermi dal letto. Siamo intesi? Poi vedremo. Non dubitare. Un giorno o l'altro
Presenterò il conto anche a voi. Oh, Gesù mio. Nervi a posto in via di corno, eh? Perché se qualcuno cerca rogna, avrà pane e companatico. Non dubiti, ragioniere. Noi siamo gente che sa stare al mondo. Ma anche lei deve rendersi conto della situazione. Forse la non è informato che stanotte gli è successa una disgrazia. Io non so nulla, arrivo ora da Livorno. Comunque, bravo Ciapa. Speriamo che tutta la strada sia di tuo parere. Cosa fa? Torni a letto, via. Ha avuto paura. La signora ha detto che lei deve soltanto riposare. No, no. Bisogna invece che trovi il modo di uscire di qui. Ora, prima di sera, è inutile pensarci. Eppure, devo parlare con qualcuno. Prima che i fascisti mi mettano le mani addosso. Gesuina, non vada via, se no impazzisco. Ho bisogno che lei mi aiuti. La signora mi ha chiesto se la fasciatura regge. La prego. Zitto, non alzi la voce. Aspetta un momento. Sulla vada o non c'è nessuno. Faccia presto. Brigadiere? Brigadiere? Nulla di nuovo? No, maresciallo. Però io credo che sarebbe il caso di interrogare lei. Danny, dici a me? Sì. Uè, Nanni è nell'esercizio delle sue funzioni. Dice bene il proverbio. Chi è rufiano è spia, tu. Deve scusare se mi sono preso la libertà di entrare durante la sua assenza. Cosa desidera? Parente? No, ma sono in grado di testimoniare. A suo tempo, giovanotto, a suo tempo. Nome? Parigi Mario. Condivido il suo dolore, cara signora. Stia certa, la giustizia raggiungerà i colpevoli chiunque siano e ovunque si trovino. La signora mi ha detto di rinnovarle la fasciatura. Lei non si può muovere adesso. Come va la ferita? Meglio, sembra. Che strano. Abbiamo vissuto per tanto tempo nelle stesse scale e non ci siamo incontrati quasi mai. Lei è di Firenze? Quasi, sono di Scandicci. Beh, dei dintorni. Cosa c'è, mezz'ora di tram? Nemmeno 20 minuti. È molto che non ci va? Veni via da Scandicci che avevo 10 anni. Non ci sono più tornata da allora. Non c'ho più nessuno. Grazie. Ora dorma. Vuole che spenga la luce? E se le dovesse occorrere qualcosa, io resto qui.
E quando andrà a dormire? Non si preoccupi. Io rimango qui accanto a lei. Resto dove vuole che vada a dormire se c'è lei nel mio letto. Non mi dispiace. No, non c'è bisogno che si dispiace. La signora ha deciso così. La signora ha deciso così. Lei avrà pure una sua opinione, immagino. Certo. La mia opinione combacia con quella della signora. Le opinioni della signora combaciano sempre con le sue? Sì, perché? Lei ha voglia di parlare, invece dovrebbe dormire. La signora ha fatto sempre del bene in Via del Corno. E Via del Corno non può che portarla in palma di mano. Ha sempre aiutato tutti. Anche chi non lo meritava. Sicché lei pensa davvero che la signora sia una donna disinteressata. Presto o tardi il conto lo presenta a tutti, anche a me. Me l'ha detto, ero in quello stato, ma ho capito benissimo. La signora rischia sempre sulla pelle degli altri. A me ha sempre fatto del bene, fin da quando mi ha raccolto, che ero bambina e non avevo nessuno. Può darsi, se questo lo considera far bene. Com'è vissuta lei fino ad ora? Rinchiusa qui dentro, relegata. E questo lo chiama far bene. Per la signora poi gli uomini sono tutti uguali. Rossi o neri sono la stessa zuppa. Anche lei la pensa così. Maciste era l'unica persona di Via del Corno che io stimassi. Mi stia a sentire, Gesuina. Io sono nelle sue mani. Dipende da lei se... A chi dovrei portare sue notizie? Si cerca l'oro in capo al mondo e non ci si accorge di averlo sotto gli occhi. Marco, che c'è? Vieni un momento, ti vogliono. Sì. Venga pure. Mi manda Ugo. Ah, buongiorno. Buongiorno. Venga. Allora ha detto che devo restare qui. Sì, ha detto così ed ha insistito. E in giro che si dice? Sembra che siano morte altre due o tre persone. E tanta gente è dovuta scappare da Firenze. Non ha preso il latte? No, mi dia un fiammifero. Ma lei può fumare? Allora perché mi ha portato le sigarette? Già, ho fatto male. Si sieda qui. Ora non posso, devo andare di là. La signora è nervosa perché sono stata fuori tanto. Gesuina. Che c'è? Venga qui un momento. Cosa vuole? Non mi faccia perdere tempo. Ecco, vorrei ringraziarla. L'avrei fatto per chiunque altro. Lei è una brava figliola. Mi lasci! Crede di avere a che fare con una come Lisa? No, mi scusi. No. Ha ragione di trattarmi così. Se penso che fino a ieri vivevo come... Ma una notte come quella conta per 100 anni. Sono esperienze che rovesciano una vita di un uomo da cima a fondo. Ma lei, Gesuina, non può capire. Che diritto ho di pensare che deve credermi? Conosco la vita più di quanto lei non immagini. E vorrei potermi ricredere sul suo conto. Gesuina. Sai che avrei fatto per chiunque quel che ho fatto per te. Ti conosco da tanto tempo. Ti vedevo tutti i giorni, quando andavi a prendere il carretto da Maciste e la sera quando rientravi. Non c'era una sera che non cantavi.
Poi ti sentivo salire le scale e ti sentivo muovere al piano di sopra. Quando scoppiò la scenata a causa di Maria, piansi dalla disperazione. Al di là della finestra, via del Corno era come assediata. Dall'indomani della notte dell'Apocalisse, dopo Osvaldo anche Carlino era scomparso. Lo incontrò Elisa una mattina presto, mentre essa rientrava dal suo sciagurato lavoro. E di Osvaldo che ne è stato? Credo sia al sicuro. Un suo parente deve averlo imbucato in qualche posto. Imbucato? Perché? Ti consiglio di non far troppo la curiosa. Dimmi una cosa, via del Corno è sempre piantonata? Almeno fino a ieri sera, sì. Ah. Ma lei di che si preoccupa? Mi preoccupo perché stanno aspettando me. Lei? Ma che si è rivoltato il mondo? Le guardie cercano i fascisti. Già, proprio così. Si è rivoltato il mondo. I delinquenti a spasso e la vecchia guardia in prigione. Gente colpevole di aver rischiato 100 volte la pelle per la causa. La pelle degli altri? Magari, ma anche la propria bellezza. E tutto perché? Per finire dentro una cella, alle murate. Già, ma gli altri dove sono andati a finire? Al cimitero. Per me, cimitero o no, sono dei traditori, dei nemici della patria. E non da oggi. Da quando sono scappato da scuola per andare con i legionari di D'Annunzio a Fiume, io ho combattuto per questo. E ho creduto a quello che ci dicevano, anche quando mi sembrava che ci fossero degli sbagli. E ora? Ora ci buttano in galera, come dei delinquenti comuni. Roma ci sconfessa, abbiamo sbagliato. Ma allora era sbagliato tutto quello che abbiamo fatto da 6 anni a questa parte. No, lo so io di che si tratta. È che hanno paura, loro che stanno in poltrona. Loro che la rivoluzione l'hanno tradito da un pezzo. Ecco qual è la verità. Ma a me non mi piglieranno. Non mi piglieranno, te lo dico io. Se mi trovano sono bravi. Elisa, me lo faresti un piacere? Avanti, sentiamo. Vai a parlare con mia madre e dille che stia tranquilla. Ma col resto del mondo silenzio, intesi? Ci puoi contare. Io mi commuovo facilmente. Grazie. E arrivederci, bellezza. Anzi, no. Parlane in via del Corno. Avverti tutti che è solo un nuvolone. Passato questo, tornerò più in forza di prima. Ciao. Ciao, Carlino. Ciao. Ma vuoi toglierti da quella finestra? Vuoi proprio farti vedere? Dovrò starti vicino ogni minuto per impedirti di fare una sciocchezza. Non posso, lo sai. Anche la signora ha bisogno di me. Ti prego, sii prudente. Tutto quello che si riesce a sapere, mica te lo nascondo. Gesuina, io devo andare via di qui. Ora sto meglio, lo vedi, sono già guarito. E qui è come se fossi chiuso in trappola. Anche se non mi hanno riconosciuto sul sidecar di Maciste, Osvaldo avrà parlato, mi cercheranno. E la prima tappa, per forza di cose, la faranno qui su dai Carresi. Era lì che abitavano. Ma non verranno mai a cercarti qui. La signora è fuori di ogni sospetto. Ma è come se fossi chiuso in trappola, non lo capisci? Piantoneranno la casa. E poi mi sono già fidato troppo della signora. Io devo partire assolutamente questa notte. E dove andrai? Non lo so, l'importante è andare via di qui, allontanarsi il più possibile da via del Corno. Ma dove andrai? Ci sto pensando. Forse dal mio amico muratore. Ma se lui ti ha consigliato di restare qui, si è detto che qui era per te il luogo più adatto. Sì, fino a ieri forse. Ma oggi la situazione è un po' cambiata. Guarda. Li vedi? Sono 4 giorni che non si spostano di lì. Sei ancora convinta che aspettino Carlino e Osvaldo? No, non è nel loro sistema. Possono buttarli a mare in un primo momento, ma poi io sono l'unico testimone e non voglio lasciarmi prendere in trappola come un topo e fare la fine che ha fatto Maciste. E se ti arrestano? No, non mi prenderanno. Ce la farò. E poi non ho altra scelta. Se ti arrestano, io come faccio? Vengo con te, non ti lascio andare solo. Ah, a questo punto siamo. Benissimo. Non soltanto ho dato ricovero a uno sciagurato come te, ma ho scoperto anche di aver allevato una serva sgualdrina. Miserabili, tutte e due. Cos'è? Ti sentiresti offeso? Vorresti forse alzare la voce? O vuoi che l'alzi io? Poche storie. Fuori di qui. E tu con lui. Marsh. E se vi pigliano, tanto di guadagnato. Ora.
Mi devi portare con te per forza. Non hai paura? Ho paura per te. Perciò voglio esserti vicina. Venne l'inverno, l'inverno del 26. A Natale era caduta la neve. Di ritorno dal sanatorio, dove il freddo diventava sempre più grave, Milena non poteva trattenersi dal gettare uno sguardo alla pizzicheria che non era più sua. Verso la fine di febbraio, Bruno e Clara si sposarono. Una decisione presa in fretta dopo tanti rinvii. Lo Staderini ebbe di che malignare. Anche il loro viaggio di nozze fu breve. A Clara bastò attraversare la strada. Come era nei patti, la mamma di Bruno aveva ceduto agli sposi la sua camera matrimoniale. Io mi incontravo sempre più spesso con Ugo, che, sposata gesuina, abitava ormai lontano da Via del Corno. Malgrado i pericoli, le insidie, la memoria di Maciste ci spronava. Nel mio animo Maciste aveva preso il posto come di un fratello maggiore, come di un padre. Io che mio padre l'avevo perduto in guerra, che ero ancora bambino. Chi è? Sono io. Ma sei impazzita, cosa vuoi? Sono venuta a farti una visita. Ho fatto male. Sei un incosciente, potrebbero averti vista. Torna a casa. Ma perché? Non sei solo. Ti ho fatto proprio dispiacere. Sì, molto. Hai davvero il cervello di una gallina. Facciamo pace. Sì, la pace di Stenterello. Non mi vuoi proprio perdonare? Senti, Bianca, dobbiamo parlarci chiaro. Sì, forse avrei dovuto farlo prima, ma io... non so. Sembra che tu mi debba annunciare una disgrazia. Infatti, so di doverti dare un grande dolore, ma vedi, quando si è giovani si può anche sbagliare. Non credi? Sì, che allora mi licenzi. Io ti voglio bene. No, non lo dico per consolarti. Sei la prima ragazza con cui ho fatto sul serio. Ma poi mi sono accorto che l'amore è tutta un'altra cosa. Io ti voglio ancora bene, ma in modo diverso. Mi capisci? Capisco. Del resto questo lo sapevo già. È il mio destino. Ma che destino? A 18 anni hai tutta la vita davanti a te. Se sei sincera con te stessa, devi ammettere che nemmeno tu mi amavi come dicevi. Questo pensi? Stai tranquillo comunque. Non ti metterò il bastone fra le ruote. Non ti domando nemmeno da quanto tempo. E dire che io per te ho rinunciato a qualcuno che aveva carrozze e cavalli. E non ti ho mai detto nulla. Forse se te l'avessi detto, tu saresti stato geloso. E allora... scusami, sono una bambina. Hai ragione. Senta, signorina, ha sempre chiuso la mascalcia. Mi avevano detto che l'aveva rilevata uno di Pontassier. Scusi. Ma senta, signorina, ascolti. Per un uomo come Maciste, però, io ero venuto qui per un'altra questione. Lasci andare, guardi. Ero venuto per lei io. Ma ho intenzioni serie, no, sa. Non è proprio il momento, sa. Sono un uomo tranquillo, non mi occupo di politica. Ho un avvenire. Fu marzo inoltrato, la settimana di Pasqua, ricordo. Come sentendoci pesare una colpa che in realtà non avevamo commesso, da tempo Milena e io ci sfuggivamo. Un pomeriggio mi decisi ad attenderla poco lontano dal sanatorio. Milena, è possibile che ci dobbiamo sfuggire come due nemici? Parliamoci una volta per sempre. Diciamoci la verità. Forse... forse stiamo sbagliando, Mario. Ma perché? L'unica cosa che conta è essere sinceri. La verità, Milena, è che io ti voglio bene. No, non dico dal primo giorno che ti ho vista, ma... a poco, imparando a conoscerti, a stimarti. Fino a quella notte quando morì Maciste e noi si fu i primi a vegliarlo. Anch'io ti voglio bene, Mario.
Ho tanto riflettuto in questi mesi. E sempre mi sono chiesta cos'è che mi trattiene dal contraccambiare il tuo affetto. Non mi spaventa quello che può pensare la gente. Né ciò che più conta, il dolore che proverebbe Alfredo quando gli dovessi dire la verità. Quello che mi tormenta è sempre lo stesso dubbio. Se non fosse successo nulla, se Alfredo fosse sano e io dietro la cassa del negozio, ricambierei questo tuo affetto. Sarei capace di abbandonare tutto per seguirti. Forse no, perché allora eri una Milena diversa. E anche abitando porta a porta, lo stesso non ci saremmo mai incontrati. Ma io sono sempre la stessa Milena. Ho lo stesso viso. Sei cambiata dentro di te, come del resto anch'io sono cambiato. Sono state le circostanze che ci hanno aperto gli occhi. Vuoi dire che siamo cresciuti? Anche. Ma io non potrò mai lasciare Alfredo finché non sarà guarito, finché avrà bisogno di me. È naturale. Ma per noi l'importante è che queste cose ce le siamo dette finalmente. Alfredo guarirà. Deve guarire. Bisogna che non resti nessuna ombra perché si possa essere felici. Sapremo aspettare. Siamo tanto giovani. Via Giotti la cambia spesso la mostra? Sì, tutti i sabati. Oggi che cosa c'era? Ha fatto delle piramidi con dei panetti di burro. E poi? Quattro ruote di parmigiano agli angoli e sparse qua e là delle scatole di sardine. Quali? Una marca nuova, americana. Le Nantes sono sempre le migliori. E non ha messo nessun richiamo in vetrina. Delle bandierine in cima alle piramidi. Lo dicevo io che è senza fantasia. Ci voleva qualche cosa che ricordasse la Pasqua. Un trofeo d'uova, come facevo io. Vedrai, perderà la clientela. Non piangere. Trin trin. Se piangi, io come faccio? Ti ho voluto bene, sai. Te ne ho voluto come... come ne ero capace. Ora capisco che al mondo non esiste solo la bottega. Tuttavia, io non sono più in tempo per incominciare. Tu e Mario, invece, avete tutta la vita davanti a voi. Lo so, Milena, che tu e Mario vi volete bene. No, non me l'ha detto nessuno, sai. Mi è bastato guardarvi. Lo so, hai avuto paura di dirmelo. Ma non devi aver paura, Milena. Non so, se guarito, avrei potuto rassegnarmi a perderti. Ma ora sono contento di sapere che anche senza di me tu sarai felice. Hanno sciolto le campane. Bel sabato santo, Milena? Noi due insieme. Ricordalo. Non perdono a chi mi ha fatto tanto male. Diglielo anche a Mario. Lamentatevi di me come vi lamentate di Maciste. Vieni pure, vieni. Grazie a lei. Buongiorno, ragioniere. Salve. Salve. Buongiorno. Allora per domani le sono pronte, eh? Va bene. Oh, Sciabba, vieni qua, vieni. Oh, bentornato. A suo ordine, ragioniere. Beh, che si racconta di bello in via di Corno? Le solite cose. Senti un po', la moglie di Maciste si è più fatta viva qui? No, in verità no, l'è tornata al suo paese. Sì, questo lo so, intendevo dire se ha ancora rapporti con la strada. No, lo escluderei. Ah, lo escluderesti, eh? A me risulta il contrario, invece. Ah, ma se risulta a lei. E mi risulta anche, ciao Nanni, che dopo la sentenza che
chiara e lampante? C'è ancora qualcuno in via di Corno che pensa che io nella faccenda di Maciste c'entri per qualche cosa? Ma come può essere? Dal momento che la legge è uguale per tutti. Comunque, Ciapa, stamma a sentire. È bene che si sappia che di queste storie è consigliabile non parlarne più. Ti autorizzo a riferire. Sarà servito, ragioniere. Un momento. Dica alla signora che vengo a trovarla. Senti un'altra cosa. Tutte quelle sveglie mi danno noia al mattino. Mi sono abituato alla quiete in questi ultimi tempi. La signora dice che non ti disturbi. Non mi disturbo, per carità. O le comprano con un suono più cristiano o ne fanno a meno. Riferisci. Addio, Ciapa. Sarà servito, ragioniere. Che diceva? Addio. Nanni, dovremmo fare due chiacchiere io e te, eh? Quando la vuole. Buongiorno. Buongiorno. No. Ti va bene se è cortese, ma non c'è proprio bisogno di sfoderare troppi sorrisi, capito? Ma io non... Quello che lei ha fatto passa tutti i limiti, cara signora. E i soldi che lei mi doveva da 2 anni, se ne è dimenticato? Ha approfittato della mia assenza per ingannare mia madre e comprare il mio appartamento per 1/3 del suo valore. Invece di far tante parole, vadiamo ai fatti. Antonietta? Sì, signora. Ecco il registro e la pratica Bencini, signora. Questi sono i fatti? Le consiglio di cancellare il mio nome da questo libro. Lei scherza col fuoco, glielo dico io. Giovanotto, mi stia a sentire. Da quando lei era ancora un bambino, o addirittura da quando lei non era ancora nato, io avevo già il piacere di conoscere molti di quei signori che oggi, qui o a Roma, le impartiscono già, come dite, le direttive. Perciò, se lei non riga dritto, farò a meno di averla anche come inquilino. Basta che io scriva un rigo, sa? Non mi ci vuole mica molto. Ma non racconti storia. Signora, succede qualche cosa sulla porta del numero 3. Cosa c'è? Non riesco a veder bene. Domanda? Che succede? E allora? Dicono che è morto il signor Alfredo. Ah. Appena sotterrato e lui viene in casa a trovarla. Poi sta zitta, pettegola. Bisogna proprio metterti chiavistella alla lingua. Mario è la persona più seria di via di Corno. Ma che ho detto, santo Dio? L'ho visto tante volte a braccetto con Milena sui Lungarni. Non sarò padrona di dirlo. C'è la mamma di Carlino. Non la voglio vedere. Poveretta, lei ha una colpa. E quell'altro stornello che si fece adottare Rimi a sua moglie. Ugo. Come diceva, dai, sentiamo. La Fidalma, povera in canna, l'ha messo il chiavistello alla Marianna. E stare di casa in via del Corno, altro che il teatro. Maciste ci si divertiva come un bambino. Beh, allora andiamo. Noi vi salutiamo. Buonasera, Gesuina. Arrivederci, Marco. Ciao, Gesuina. Arrivederci. Quegli altri manifestini saranno pronti per domani o dopodomani, te li porterò. Sì, tu. Sì, te li porto io dopo mezzogiorno, è al mercato, al solito posto. Va bene. Di nuovo, arrivederci. Arrivederci. Ciao. Beh. È andata bene la cena? Mondiale. Sei una fuori classe. Oh,
Abbiamo ordine di portarti al commissariato. A me? Non capisco. Perché? No, non parlare. Vedi, io sto zitta. Ecco, ho trovato. Che cosa avete trovato? La manna? Leggeteli. E vedrete che quando furono stampati le cose che vi sono scritte si potevano ancora dire. Resta da vedere, cara signora, se le nuove leggi avranno carattere retroattivo. Avete finito? E allora fuori! Fuori! Attenta, Milena. Attenta. Corri, Milena, corri! Mi hanno seguito. Calma, sono venuti ad arrestarti. Hanno bloccato tutte le strade attorno via del Corno. Ma anche se mi pigliassero ora, sì, forte. Ricordati che non ti ho voluto mai tanto bene come in questo momento. Amore mio, vai. Vai, scappa. Primo bacio. Ti ricordi? Milena, sorride. Il sorriso le dona. Andiamo. Bien tombé, il y a des voleurs.
l'hanno preso. Che ti succede, Ciaba? Nulla, nulla, ragioniere. Cosa qui che... nulla. Cara Milena, dopo un anno di carcere mi riuscì di riparare in Francia, dove lei mi raggiunse. Fu per entrambi noi, per tutta la nostra gente, una più lunga attesa, con ancora lotte e amarezze. Intanto, ovunque era Italia, Carlina e i suoi amici vivevano la loro grande giornata. Via del Corno, questa piccola immagine della nostra patria, dove eravamo nati o cresciuti, ci fu ogni istante vicina col suo ricordo, col suo umano calore.